dalla versione internet, che di solito viene linkata sul sito della scuola, da una versione in CD-ROM che può venire usata quando ci sono problemi di uso di internet, dalla versione per parlare che si può scaricare da internet e dopo dalla versione stampata che può essere usata in certe circostanze. Quindi sono strumenti adattati alle esigenze del singolo insegnante e della singola scuola. Come vedete qui si stanno già accorgendo di noi, questo era venuto fuori sul piccolo quando c'era un articolo sui bambini che andavano in Barrosanda col palmare a determinare le specie, qui vedete un povero fiorellino nel letto che nessuno guarda e tutti i bambini a guardare il palmare, guardate, questo è un caratteristico fiore calcifico, ci hanno preso un po' in giro benevolmente, no? In effetti la cosa pare che stia avendo un successo molto grosso. Io ho problemi adesso a frenare le scuole che mi stanno saltando addosso per fare chiavi su chiavi. No? Niente, tutto qua. Grazie. Bene, direi che siamo un po' in anticipo sui tempi, quindi c'è spazio per delle domande al professor Primis. Inizio io, avrei un paio di cosette da chiedere. Il progetto ormai è diciamo, nei primi sei mesi, alla fine del primo periodo di assestamento. Un'opinione sull'andamento generale del progetto, prima domanda. Seconda cosa, qual è la cosa che è andata meglio all'interno del progetto e qual è la cosa che è andata peggio e che possibilmente non devo rifare e che si immagino suggerisce di non replicare agli altri. Ottima domanda. Dunque, come fare questo qua? Il tasto sotto, quello centrale. Questo. Innanzitutto una cosa, avete visto prima i partner, sono estremamente eterogenei, essenzialmente sono divisi in due gruppi, cioè abbiamo quelli che fanno, diciamo, i biologi da un lato, e poi ci sono gli esperti di educazione che usano spesso un linguaggio completamente diverso. E la mia paura, fin dall'inizio, era quella di trovare dei problemi proprio di comunicazione, di linguaggio, di cultura comune tra i diversi partner. Ora, normalmente succede spesso in molti progetti europei, io ci sono stato come partner in molti di essi, anche molti di voi lo saranno, i primi sei mesi sono spesso una fase di warming up del progetto. Cioè la gente comincia a conoscersi tra di loro, si comincia a avere una, cercare di capire, insomma si comincia a cercare di capire anche dove cavolo stiamo andando, ecco, perché non tutti i partner, specialmente se il progetto è grosso, hanno le idee chiare. Quello che è successo a noi è una cosa un po' diversa, perché non so se volutamente, adesso non me lo ricordo nemmeno io, ci ha forzato la Commissione a fare questo, nei primi sei mesi abbiamo dovuto fare tutti i partner un lavoro bestiale, e con delle scadenze veramente piccolissime. Abbiamo dovuto fare un survey di tutti gli strumenti di identificazione in nostro possesso, ma non un semplice elenco, un database con una sfilza di metadati per ciascuno degli strumenti di identificazione. È stato un lavoro durissimo. Un survey di tutte le immagini, descrizioni, disegno o quant'altro a disposizione dei partner del progetto. E anche lì un lavoro che non vi dico. E terza cosa, il focus group. Cioè abbiamo dovuto presentare degli esempi dei nostri strumenti di identificazione a insegnanti dall'elementare all'università in tutti gli 11 paesi europei rappresentati nel progetto per poi avere il loro input. E anche questo non è stato un lavoro facile, specialmente per chi non aveva esperienza a contattare insegnanti o cose del genere. Il tutto in sei mesi, anzi i survey era uno dopo tre mesi e uno dopo quattro mesi. Per cui invece di avere un avvio lento, abbiamo avuto realmente un avvio bruciante, anche troppo, diciamo, in certi punti eravamo sotto stress, però è servito moltissimo perché i partner in quel modo lì si sono scaldati subito, diciamo così. Quindi da questo punto di vista io sono molto contento di quello che abbiamo fatto in questi sei mesi, addirittura abbiamo fatto più di quello che pensavo di fare. Rimane forse ancora il problema della comunicazione fra i vari partner, developers e educatori, ma ovviamente questo è un problema che va risolto pian pianino. Quando eravamo a Amsterdam, alcune settimane fa, che eravamo il secondo incontro del progetto, c'erano gli spagnoli che hanno detto mi hanno dato un nomignolo, mi chiamano step by step, no? Come con gli
impegnato nel rito, facciamo una cosa alla volta, no? Andiamo passo dopo passo, non vogliamo fare tutto in un colpo. E ti direi che questa è la strategia giusta, quindi pian pianino anche questi problemi di comunicazione culturale anche vengono affrontati e vengono risolti anche con l'aiuto di Nicola Luri, che molto spesso che tiene in contatti ogni volta che ci sono dei problemi e uno capisce la Roma per Toma o non ha capito esattamente.